Dopodiché penso, rispetto al dibattito come lo ho visto, che non sia dignitoso sostenere, come hanno sostenuto alcuni, che poiché Fratelli d'Italia non aveva votato per il rinnovo di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, la presidente della Commissione europea se lo sarebbe segnato al dito e non avrebbe per questo riconosciuto all'Italia il peso che ha. Se io fossi Ursula von der Leyen di questo mi arrabbierei oggettivamente molto. Fratelli d'Italia non aveva votato Ursula von der Leyen neanche la volta precedente, e tra l'altro in questo caso, nel caso di questa volta, non per Ursula von der Leyen, con la quale io ho lavorato molto bene, ma perché chiaramente bisogna tenere conto della maggioranza che sostiene. Fratelli d'Italia non aveva votato Ursula von der Leyen, io ho lavorato con lei molto bene in questi 2 anni, non ho ragione di credere che le cose vadano diversamente in futuro. Penso che vieni rispettato molto di più se hai il coraggio di dire quello che pensi lealmente, comportandoti lealmente, piuttosto che se dici sempre che va tutto bene e poi magari alle spalle dici qualcosa di diverso. Almeno questa è la cifra di quello che secondo me una politica seria fa. Vedremo la settimana prossima, diciamo, qual è il meccanismo che funziona di più, ma sono ottimista sul ruolo che avrà l'Italia nella prossima Commissione europea. Approfitto per ringraziare il commissario Gentiloni, che sta per terminare il suo mandato, per il suo lavoro di questi anni. Per quello che riguarda il PNRR mi fa molto sorridere, perché Fitto si è preso ogni genere di improperi in questi anni da parte dell'opposizione. Gli hanno detto più o meno di tutto e oggi gli stessi che lo insultavano ci chiedono di dare continuità al lavoro di Fitto. E insomma, il che racconta un po' bene di come seria siano certe posizioni, diciamo, dell'opposizione.